Allora ragazzi, eccoci qua, un piccolo intermezzo con il nostro Riccardo che ha appena vinto il match contro Barn, adesso lo raggiungo e facciamo una breve intervista sul suo torneo e anche su questa build che insomma è diciamo per molti versi genuina, no Riccardo? Dacci qualche anticipazione intanto. Ma abbiamo buildato diciamo un blu-bianco di controllo diciamo abbastanza simile a diciamo dalla partenza da un VR classico, solo con cioè la scelta mia era stata appunto di due colori perché non volevo prendere troppi danni dalle terre, dalle shock, quindi bicolor per questo con solo 4 fetch che fanno fare dig un po' più tardi, però ti danno un buon vantaggio in termini di vite che adesso con gli UR Barni, Barn e vari mazzi aggressivi secondo me sono abbastanza importanti. Sì, sicuramente. Ecco, e che altre scelte particolari alla build? Mi dicevi due Daimyo Reinforcement? Sì, gioca dei due reinforcement passivi di base perché è una carta che in Modern credo sia troppo spostante a vantaggio di controllo, perché comunque ti permette a turno 3 di farti recuperare una race che potrebbe essere difficilmente arginabile, ti permette di arrivare a fare il turno 4 i tuoi Supreme Verdict criptici o cose varie. Quanti criptici gioca il mazzo? Il mio 3, Mito invece soltanto 2 perché dice no, 3 non mi piacciono. Due Sphinx Regulation e 2 Dig Through Time. Un reparto counter misto 3-3-2-2. Sarebbero 3 mana. Sarebbero 3 mana lick, 3 spell snare e 2 remand. Con 3 critici. E quindi siamo molto protetti. E le rimozioni invece abbiamo 4 patti. 4 patti exile, 2 supreme verdict. E io gioco un altro critter a 1 che è Vapor Snag che fa da remuova i primi turni, bounce su bop contro pod a turno 1 on the draw per non farci fare magari pod di secondo, che obiettivamente la partenza terra acceleratore terra pod è tosta sicuramente. Per tanti mazzi è tosta, insomma, infatti anche chi gioca fulmine penso da ignorante diciamo del model o abbastanza nuovo del model penso che si volti abbastanza facilmente, sì, il drop a 1 sicuramente. Ecco, dunque oggi hai fatto 7 turni, adesso l'ottavo di sono top. Stati 6 turni. Perdonami, mi confondevo col vintage. E che mazzi hai incontrato oggi? Ho giocato 2 volte contro Scapeshift, una volta ho fatto mirror di 72 carte contro Mido Kagawa che anche lui in top 8 e io ho perso. Poi le altre ho giocato, le ho vinte tutte 5 contro 2 Scapeshift. Scapeshift, quindi siamo messi molto bene. Abbastanza, abbiamo tantissimi counter. Gioco Shadow of Doubt di base e ulteriori copie di side. Quindi giochi il playset completo. Oggi gioco il playset completo tra me e side. Sì. Ti ha aiutato parecchio quel match, insomma. Comunque un counter a costo 2 che fa cantrippare, ma è morto, lo puoi tirare su Scapeshift così come sui vari Sakura, piuttosto come Search for Tomorrow, riesce a on the play, riesce anche a counterare le fetch. Hai un target preferito per Shadow Dad o lo tiri sul primo effetto di... Dipende molto anche dalla mano, diciamo se è uno spell che... cioè se in quel momento lo Shadow Dad mi può far trarre vantaggio o comunque non mi dà... cioè mi fa evitare all'avversario che faccia troppo vantaggio, sì. Allora a quel punto sì, lo tiri anche in early game, altrimenti puoi anche tenertelo, poi insomma... Dipende un po' anche ovviamente dall'esperto. Quindi mi dicevi un mirror, 2 scapeshift. Poi vabbè, adesso Barn. UR Delve, c'è te mazzi tempo, l'abbiamo trovato. Delve ne ho trovato uno. Ci ho vinto 2-0. UR Delve. Abbastanza facile. E lui ha fatto una bellissima partenza. Ha fatto tipo Delver di primo, Piromante di secondo, doppio Citaxian, doppio Botto sulla mia Vendilion, aveva doppio Fulmine e poi ha fatto Treasure Cruise, roba varia, ma ti ho beccato un altro Treasure Cruise a mano vuota.
quando aveva un po' stabilizzato. E però carte chiavi in quel matchup quali sono state? Tiny Reinforcement l'ho Sphinx, fatto a turno 4. Sphinx l'ho tirata a turno 10-11, però ero già abbastanza in controllo della situazione. Okay. Diciamo. E questo è il secondo torneo che fai con questo mazzo, se non sbaglio. No? Così, sì. L'ho giocato anche venerdì facendo 6-2. Facendo 6-2 hai perso l'ultima determinante. L'ho perso quella per entrare, sì. Okay. E ma è complice anche forse un mio G2 giocato male contro Skifi. Ah, ok. Ecco, qual è il matchup che temi di più con questo mazzo, onestamente? Quello che ti senti meno tranquillo di affrontare tu, magari, anche non solo quello con cui sta peggio il mazzo. Diciamo il mazzo è fatto abbastanza per non stravincere da nessuno, ma neanche straperdere da nessuno. Stai bene con se la gioca abbastanza con tutti. Il matchup probabilmente meno curato è al momento Living End, che però nel meta adesso non esiste, quindi... D'altronde con tutta la varietà che c'è in Modern è impossibile non avere un matchup negativo. Certo. Quindi, contro i BG based siamo bene. Ma allora senti, onestamente contro i verdi neri puri il mazzo non va quasi mai problemi. È uno dei matchup più facili perché non ha quelle carte che ti fanno andare troppo in svantaggio. Liliana non ci interessa perché ci fa fare prima dig. Possiamo tranquillamente farci scartare degli spell per poi riciclare gli Snapcaster Mage, tenere Container Enforcement la race, e Cryptic Command ti permette di non fargli fare l'ultimate, giocando nei tre la possibilità di vederla con anche due. Certo, certo. Con i country pay dig, insomma. Infatti non è mi basta. Sembra un mazzo molto interessante. Consiglio se qualcuno sta ancora cercando una build interessante, magari da portarsi al GP, potrebbe essere una buona. Sì, io ho giocato anche oggi questo come venerdì, perché tra l'altro non ha... piuttosto che fare il vintage per testare un po' di più per... Tra l'altro c'è da dire in questo che ulteriore diciamo riprova che il mazzo è competitivo se giocato bene, perché sì. Poi abbiamo visto Riccardo giocare veramente molto bene, che anche Mido che gioca una build simile alla tua, penso. Sì, sono 72 carte uguali, cambiano giusto comunque, qualche scelta. Avete qualche fatto gusto. Entrambi top, quindi insomma questo significa che il mazzo ne sa è ben posizionato. Mido è ottimo giocatore. Un grande giocatore, insomma. Assolutamente. Roberto, ci sono domande dalla regia che non siano se sono il padre di Cibac? No, nessuna domanda per ora. Ogni volta. Ormai lo sanno. Hai lo qualche sanno. Domanda tu che... No, che più che altro volevo dire che un mazzo diverso da quelli conosciuti è un bel vantaggio in un GP. Quindi sì. È stata una bella idea anche doverlo testare, cioè è fatto bene a testarlo oggi, complimenti. Dai, vi lascio andare che... Ci okay. Stanno già chiamando. Sì. Allora Riccardo, complimenti. Forse grazie. Ci vediamo più avanti qua per il coverage. Vediamo. Ragazzi, andiamo in pausa per la top del vintage. Quindi a tra poco.